Bambini e bambine, mettetevi comodi e ascoltate la storia che il super, l'impareggiabile, l'intelligentissimo, il bellissimo Gino Vox vuole raccontarci. Ci sarà utile per capire come comportarci durante questa difficile battaglia contro il coronavirus. La Gino Vox Entertainment and Production presents... Andrà tutto bene! Ebbene sì, io e Oronzo leggeremo per voi bambini. Andrà tutto bene! L'ebook a distribuzione gratuita di Pietro Favorito e Fabio Bonini, con la partecipazione straordinaria della bellissima Melita Toniolo. Gino! 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 L'urlo di Oronzo riecheggia in tutta la casa. Il mio amico cagnolino le parole proprio non sa sussurrarle. Cosa sta succedendo in tutto il mondo? Cos'è questo nuovo pericolo che terrorizza il genere umano? Oronzo, replico al mio compagno di mille avventure, un po' monello e truffaldino, direi che prima di risponderti sarebbe il caso di presentarci ai nostri piccoli amici. Mici maci e maci mice, io sono Gino Vox, un tigrotto DJ, e lui è Oronzo, un cane birichino e pazzerello. Siamo i migliori amici della bellissima Melita. Gino! 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 Allora quando mi rispondi? Oronzo, il genere umano in questi giorni è chiamato a fronteggiare una delle più grandi emergenze sanitarie di tutti i tempi, il coronavirus, o più esattamente il Covid-19. Il Covid che? Il Covid-19, Oronzo, un nuovo virus che generalmente comporta febbre, tosse e difficoltà respiratorie. Per tutti i peluche di pastore mare in mano, allora dobbiamo coprirci! No, Oronzo, il Covid-19 non attacca gli animali, ma solo gli esseri umani. Per tutti i peluche di Bassotto Nano, allora anche Melita è in pericolo! Ebbene sì, mici maci e mace mice, tutti gli esseri umani possono essere contagiati dal Covid-19, anche Melita. I bambini però non sembrano essere le sue vittime preferite, infatti i bambini raramente vengono infettati e se questo accade, per la maggior parte di loro, tutto si risolve con un po' di febbre e un po' di tosse. Non è lo stesso purtroppo per i nostri nonnini, con loro il virus è molto più cattivo, così cattivo che può arrivare ad ucciderli. Gino! 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 Dimmi almeno che possiamo fare qualcosa! Oronzo, sì, tutti possiamo fare qualcosa, anzi dobbiamo fare qualcosa. Non riesco però a finire di parlare, che bussano alla porta. Tac tac! Sono i nostri vicini, Clelia, Nicolò, Jacopo e Flavio. Ciao Gino, mi dice Clelia, mentre addenta un grande panino. A quanto pare nemmeno il Covid-19 le toglie l'appetito. Melita non è in casa, mi chiede. Vorremmo che ci prestasse Oronzo per una passeggiata. Sai, il decreto ministeriale obbliga a non uscire di casa se non per valide ragioni, e una di queste è proprio portare un cagnolino a fare i suoi bisognini. Gino! 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 Chiediamole soldi! Oronzo, mai visto che c'è Clelia di mezzo? Quella è Tischia, quando lo scuce un euro. Allora chiediamole a Flavio i soldi! Lui sì, che ha le mani bucate! E in effetti, Oronzo ha ragione. Basta chiedere e Flavio, senza perdere tempo, scuce 8 euro. E mentre li poggia nella mia zampa, commenta: tanto questi soldi me li ha dati papà per i popcorn al cinema, in questo periodo i cinema sono chiusi. Dinanzi però alla prospettiva di facili guadagni, anche io mi lascio corrompere. Parte così un business senza precedenti, in men che non si dica, in tutta la città si sparge la voce che alla modica cifra di 5 euro affitto il cagnolino rozzo per piacevoli passeggiate all'aria aperta.
ma la sua ennesima uscita pomeridiana. Oronzo è molto stanco. Io però non arresto il business, almeno fino a quando non sento il suono familiare di una macchina messa a parcheggio. E Melita! Melita ci saluta quindi con l'immancabile occhiolino, poi corre in bagno a lavarsi le mani. Ultimamente la nostra bellissima padroncina è molto scrupolosa. Oltre a lavarsi le mani più volte al giorno, lo fa anche con molta accuratezza. Del resto, l'igiene delle mani è una delle armi più potenti che abbiamo per limitare la diffusione del coronavirus. Oronzo, dice dal bagno Melita, preparati, usciamo. Non ci pensa neppure! Oronzo, cosa combini? Vuoi farci scoprire? Vuoi che Melita si insospettisca e capisca che abbiamo avviato qualche traffico illecito? Non me ne importa niente, Gino! Io pipì non ne faccio nemmeno se mi danno 15 euro! Melita non crede a ciò che sente e allora afferra Oronzo per una mano e una zampa e fate voi, e poi cerca di trascinarlo fuori di casa. Il cagnolino si oppone con tutte le sue forze, ma solo la suoneria del cellulare di Melita riesce a salvarlo. Nonna, come stai? Dice Melita. Mi raccomando, rimani a casa e tieni sempre a portata di mano soluzioni a base alcolica per uccidere il virus. Melita però non fa in tempo a finire di parlare, che Oronzo è già sparito. Torna dopo 30 secondi con un boccale di birra. Gino! 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 Sono troppo intelligentissimo assai! Ho avuto un'idea geniale! Annego il virus in un ettolitro di birra! Oronzo, ti ho già detto che gli animali non si ammalano di coronavirus, e poi non è ubriacandosi che si sconfigge questa malattia. Lo ha detto adesso Melita, non l'hai sentito? Oronzo, santa benedizione, non sono certo vino e birra le soluzioni a base alcolica a cui si riferiva Melita. Ma Oronzo non si stacca dal boccale di birra e se la scola tutta, poi insiste. Io nel dubbio lo annego lo stesso questo virus maledetto, perché sono sicuro che lo zambutari! Oronzo, lo interrompe Melita, prendendolo per un orecchio. Di nuovo a bere birra? Stasera a letto senza cena. No! Oggi volevo bistecca a profusione! La faccia disperata di Oronzo è così buffa che per me è impossibile trattenere una risata. Mi lascio poi prendere la mano e metto il dito nella piaga. Bravo Oronzo, ben fatto, stasera le tue bistecche me le mangio io. Purtroppo però arriva un imprevisto che getta anche me in un mare di guai. Tac tac! Bussano alla porta. È Nicolò. Melita va ad aprire e subito si vede sventolare davanti agli occhi una banconota da 10 euro. A cosa servono questi 10 euro? Chiede. Sono per Gino, le risponde Nicolò. Sta affittando Oronzo a chi vuole passeggiare all'aria aperta. È la fine. Gino, mi chiama arrabbiatissima Melita, lei che rispetta sempre tutte le regole e che ha un grandissimo senso civico, queste cose proprio non le riesce ad accettare. Mi avvicino dunque a lei con le orecchie abbassate e accetto rassegnato la mia punizione. Stasera anche tu a letto senza cena. Poi Melita si rivolge a Nicolò. Bisogna starsene a casa. Gli dice, ridurre al minimo i contatti con gli altri è fondamentale se vogliamo uscire presto da questa bruttissima situazione. Anche a Nicolò non resta altro da fare che abbassare le orecchie e andare via. Adesso è però Oronzo a scoppiare a ridere di me. Gino, anche a te le tue bistecche! Ma per questa giornata le brutte notizie non sono finite. A cena, mentre io e Oronzo mangiamo riso in bianco e Melita si ingozza di bistecche, il telegiornale ci dà gli ultimi tristi aggiornamenti. Crescono i casi accertati di coronavirus. L'appello del governo e degli eroi che ogni giorno lottano per salvare vite umane è sempre lo stesso. Restate a casa. Melita a questo punto prende l'amara decisione di lavorare da casa.
col computer. La sua è senza dubbio una scelta responsabile, la più saggia. Ma i giorni a seguire diventano minuto dopo minuto sempre più duri. Io e Orozzo non possiamo andare a giocare a calcetto con gli amici o passare serate bevendo birra in compagnia di Jacopo e della sua chitarra. Gino! 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 Urla Orozzo dopo la prima settimana di restrizioni. Io sto diventando pazzo! Orozzo si lamenta, ma lui è molto più fortunato di tanti. Essendo un cane, anche se dalle sembianze umane, potrebbe uscire. Il problema è che non può incontrare amici. Clelia è chiusa in casa a mangiare come se non ci fosse un domani. Flavio è diventato ormai un tutt'uno con la PlayStation. Nicolò monta e smonta biciclette e motorini, mentre Jacopo è in cameretta a suonare la chitarra. Organizziamo un rave party a casa della nonna Gino! Tanto nonnina va a letto presto e sorda com'è, possiamo sparare pure la musica a palla! Lì non si accorgerebbe di niente! In un primo momento mi rifiuto di comportarmi da irresponsabile, ma poi Orozzo propone di far pagare un biglietto d'ingresso e dinanzi alla possibilità di facili guadagni mi lascio convincere. Gino, qua diventiamo ricchi! Oltre a far pagare l'ingresso, facciamo portare ad ognuno qualcosa da bere e da mangiare! Zero spese, Gino! Solo guadagni! E così, in men che non si dica, organizziamo un rave party a casa di nonnina. Invitiamo tantissimi amici, ma a presentarsi sono solo in quattro. Loro, Clelia, Nicolò, Flavio e quel brontolone di Jacopo che per tutta la serata ci affligge con i suoi. Non lo dovevamo fare, siamo dei disonesti, siamo dei farabutti. E mentre Clelia mangia pure una sedia, Orozzo riesce a far bere la terza birra a Jacopo facendo poi la sua solita battuta. Le persone colte sono quelle che non si sono mai fermate alla terza media! Orozzo ride compiaciuto della sua battuta. Jacopo invece inizia a ballare come una cubista sul tavolo ed è l'ultimo ad andare a dormire l'indomani mattina. Al suo risveglio, nonostante il caos che regna in cucina, nonnina non si arrabbia e mette tutto a posto, ignara del fatto che per lei sta per arrivare l'inferno. Dopo qualche giorno da rave party, nonnina si sente male, ha febbre, tosse e fatica a respirare. Melita è costretta a chiamare il 118. Nonnina ha contratto la polmonite da coronavirus ed è tragedia! Melita è disperata, nonnina è in sala rianimazione ed è tutta colpa mia e di Orozzo. Al nostro rave party, oltre agli amici, abbiamo permesso di entrare anche al coronavirus, invisibile e silenzioso. Ora passiamo le nostre giornate a piangere con Melita, che è distrutta dal dolore. Il nostro è un incubo senza precedenti. I dottori, gli infermieri e i volontari però riescono nel miracolo e salvano la vita della nostra nonnina, che dopo 20 giorni di ospedale può finalmente tornare a casa. Lei e Melita ci perdonano subito, ma il problema è un altro. Nonostante il lieto fine, siamo io e Orozzo che non riusciamo a perdonarci. L'abbiamo fatta davvero grossa. Nonnina poteva morire. La paura è stata davvero tanta e mi ha fatto tornare in mente la domanda che Orozzo un po' di tempo fa mi fece. Possiamo fare qualcosa per combattere il coronavirus? Ebbene sì. Adesso so cosa rispondergli. Dobbiamo rispettare le regole e dobbiamo farlo tutti, bambini, per noi stessi e per le persone che amiamo. Io e Orozzo corriamo quindi ad abbracciare Melita e ci facciamo ripetere quali sono i giusti comportamenti da tenere per riuscire a bloccare il diffondersi di questa brutta malattia. Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone! Evitare il contatto ravvicinato con altre persone, mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. Coprirsi bocca e naso con fazzoletti monouso quando si starnutisce o tossisce. In alternativa, usare la piega del gomito. Evitare baci, abbracci e strette di mano.
Ma allora, per tutti i peluche di gatti spennacchiati, Melita non potrà più abbracciarmi per un mese! No, Oronzo, rispondo al mio preoccupatissimo amichetto a quattro zampe. Melita può abbracciarti tutte le volte che vuole. Cani e gatti non contraggono la malattia e non possono infettare gli esseri umani. Certo, come per qualsiasi cosa, anche la loro igiene deve essere molto accurata. Allora, amici lettori, visto che non potete abbracciarvi tra di voi, almeno abbracciate gli animali! Poi, Oronzo corre da Melita e si lascia coccolare, come solo lei sa fare. C'è ancora un'ultima cosa però da dire. In questo periodo la cosa più intelligente da fare è restare a casa. Comportamenti irresponsabili come quelli tenuti da me e da Oronzo mettono a rischio la vita degli altri. Uniti come una squadra di campioni, tutti insieme, presto vinceremo. Andrà tutto bene, bambini, vedrete, parola di Gino Vox. E parola anche di Oronzo e della mia bellissima padroncina Melita! Daremo un calcio a questo coronavirus e andrà tutto bene!